Santa Croce Camerina, piccolo Loris, nonno querela Veronica per calunnia. Fumo in auto e il divieto è entrato in vigore dal 2 febbraio, multe da 500 euro. Caltagirone, si è tenuto venerdì 18 il musical Il sogno di Giuseppe, risognare si può. 66 News, ben trovati. Iniziamo con una notizia riguarda Santa Croce Camerina. Andrea Stival presenterà una denuncia per calunnia nei confronti della nuora Veronica Panarello, che lo accusa di essere stato il suo amante e di aver ucciso il figlio della donna, Loris, e che avrebbe minacciato di svelare la loro relazione a suo padre. Lo precisa il legale del nonno del bambino, l'avvocato Francesco Biazzo. Per presentare la querela, precisa il penalista, occorre che prima siano depositati gli atti nel procedimento in corso davanti al GUP, in cui siano presenti come parte civile e come tale siamo tenuti a essere informati su eventuali sviluppi, che al momento non ci sono. La procura di Ragusa ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere Andrea Stival, il suocero di Veronica Panarello, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del nipote dell'uomo Loris. L'iscrizione, si sottolinea, in ambienti attivi nelle indagini è un atto dovuto dopo la dichiarazione della donna che lo ha chiamato in corrietà sostenendo che erano amanti. L'iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto nasce dalle dichiarazioni rese lo scorso gennaio nel carcere di Catania da Veronica Panarello a una psicologa. Loris lo ha ucciso, mio suocero Andrea Stival, ha detto. E ho ricordato tutto quando sono andato a trovarlo al cimitero, ma non l'ho detto prima perché avevo paura che uccidesse anche il bimbo più piccolo. Lo ha fatto perché eravamo amanti. Loris Stival, 8 anni, è stato assassinato il 29 novembre 2014 nella sua casa a Santa Croce Camerina. Per il suo omicidio la madre è a processo con il rito abbreviato per omicidio premeditato e occultamento di cadavere davanti al GUP di Ragusa. Per la procura lo avrebbe strangolato usando delle fascette di plastica e poi gettato il corpo nel canalone di Contrada Mulino Vecchio. La donna ha più volte cambiato versione sulla ricostruzione dei fatti, da innocente a testimone di un incidente con Loris che si sarebbe strangolato mentre giocava. All'accusa il suocero l'avrebbe ucciso lui per eliminare un testimone della loro relazione. Continuiamo a parlare di Santa Croce Camerina. Sarà interrogata il sostituto procuratore della Repubblica Marco Rota questa mattina nel carcere di Piazza Lanza a Catania, dove attualmente si trova reclusa Veronica Panarello, la mamma accusata di aver ucciso a Santa Croce Camerina il piccolo Loris. Dovrà riferire al magistrato titolare dell'inchiesta assieme al procuratore di Ragusa Lello Petralia sulle rivelazioni fatte ad una psichiatra, sostenendo che ad uccidere suo figlio è stato suo suocero Andrea Stival, 53 anni, nonno paterno del bambino strangolato per aver scoperto la sua relazione con la madre. Verità è riferita a quel medico che sta svolgendo assieme ad altri colleghi la perizia psichiatrica disposta dal GIP per accertare il suo stato di salute mentale. Intanto sul registro degli indagati è finito l'uomo che Veronica accusa Andrea Stival e che da parte lesa, così come vuole la Costituzione di parte civile, l'udienza preliminare già iniziata, adesso invece è coimputato con la stessa accusa. Concorso in omicidio e occultamento di cadavere rivolta alla procura di Ragusa alla madre. Gli inquirenti continuano a precisare che si tratta di un atto dovuto, ma adesso con il trascorrere dei giorni, a 10 giorni dalle nuove rivelazioni shock della Panarello, inizia a prendere corso l'iter procedurale. Domani sarà sentita la mamma di Loris, dovrà riferire nuove verità emerse ad oltre un anno di distanza dall'omicidio e dopo i tanti non ricordo. E subito dopo dinanzi agli investigatori dovrà presentarsi anche Andrea Stival, che da giorni oramai ripete di essere tranquillo e negando decisamente ogni suo coinvolgimento nel delitto e soprattutto di non avere mai avuto alcuna relazione con Veronica, anche se a Santa Croce Camerina la voce corre sin dal giorno dell'omicidio, quel 29 ottobre 2014. Ai magistrati dovrà comunque dare spiegazioni, fornire eventuali alibi. Con questa nuova iscrizione Andrea Stival rischia di non potersi costituire parte civile come il resto della famiglia. Adesso parliamo al Cana di Mineo, si è tenuta davanti al GUP di Caltagirone Salvatore Ettore Cavallaro l'udienza preliminare per la presunta campagna acquisti per sostenere la maggioranza consigliare al comune di Mineo in cambio di posti di lavoro di un assessorato.
Il procuratore Giuseppe Verzera ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex presidente del Consorzio Solcalatino Paolo Ragusa, del sindaco Anna Aloisi, dell'ex sindaco Giuseppe Mario Mirate e di due ex assessori Maurizio Gulizzi e Luana Mandrà. I reati ipotizzati a vario titolo sono corruzione in atti d'ufficio e induzione alla corruzione. Due episodi contestati, un posto di lavoro nel CARA rifiutato dalla fidanzata di un consigliere e la proposta di un posto d'assessore a un oppositore per sostenere la maggioranza. Dopo dichiarazioni spontanee dell'Aloisio e di Ragusa, che hanno contestato la ricostruzione dell'accusa, l'udienza è stata aggiornata al prossimo 31 marzo per l'intervento delle difese. Adesso passiamo a Catania. In tre hanno aggredito e rapinato il direttore del negozio di elettrodomestici Bruno Euronics in piazza Grenoble a Catania, che a piedi stava andando in banca a depositare l'incasso della settimana precedente. Marcello Fazio, pregiudicato, Cristian Giuffride e Maurizio Salci sono stati fermati dalla polizia perché tutti gravemente indiziati di rapina aggravata. La vittima è stata avvicinata da due persone, Salici e Giuffrida, a bordo di un motorino, che hanno tentato di rubargli il denaro. Marcello Fazio ha tentato di sfuggire ai rapinatori, riparandosi all'interno di un vicino panificio. Inseguito da uno dei due, Giuffrida, che armato di pistola, lo ha raggiunto e si è impossessato di una parte dell'incasso, oltre 7.000 euro persa dalla vittima proprio all'interno dell'esercizio commerciale. Mentre Marcello Fazio aveva avuto compiti di supporto ai due complici, fornendo lo scooter utilizzato per commettere la rapina. Gli investigatori sono risaliti l'identità dei tre rapinatori fermati grazie all'analisi degli impianti di videosorveglianza presenti in piazza Grenoble. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, a tra poco. 66 News, bentornati. Riprendiamo con una notizia che riguarda Vittoria. Giovanni Moscato, sindaco scelto dal progetto civico Selami La Cambi, denuncia la mancanza di sicurezza del mercato ortofrutticolo, oggetto nella notte di un furto con un cancello di vetro. Nella notte un camion è stato rubato dentro il mercato ortofrutticolo e un cancello della parte retrostante è stato di vetro, ha denunciato. E questo è l'ennesimo bilancio della mancanza di sicurezza che vive Vittoria, oramai diventata cronica. Il mercato, già flagellato da una crisi senza precedenti, è costretto a subire simili atti che sanno di beffa. Dov'era la sorveglianza? Simili atti all'interno di uno dei motori economici della città non possono accadere. Servono controlli seri e stringenti, ha concluso Moscato. Il servizio di custodia del mercato deve garantire tutela e sicurezza agli operatori, perché non è accettabile che la struttura venga violata in questo modo. Passiamo a Ragusa. Rai 3 per la rubrica Buongiorno Regione ha realizzato un servizio sull'anteprima della mostra 800 Moda, estetica, vanità e mutamento, in corso di svolgimento al Castello Donna Fugata, in cui è esposto una selezione della ricca collezione di abiti antichi e di accessori della moda appartenenti al professor Gabriele Arezzo di Trifiletti ed acquistati lo scorso anno al patrimonio del comune di Ragusa. La giornalista di Rai 3 Antonella Guerrieri ha registrato infatti ieri con la troupe televisiva all'interno dell'antico maniero comunale, un ampio servizio che andrà in onda oggi alle 7.30 nell'ambito della rubrica Buongiorno Regione ed in replica nella trasmissione di approfondimento sabato settimanale che verrà trasmesso sabato 20 febbraio alle ore 12.25. Oltre a riprendere gli splendidi abiti esposti, è stata realizzata un'intervista al sindaco Federico Piccitto, che ha avuto modo di sottolineare l'importanza dell'acquisizione da parte del comune della ricca collezione formata da oltre 3.000 pezzi tra abiti antichi e accessori della moda appartenenti al prof. Gabriele Arezzo di Trifiletti. La collezione Arezzo di Trifiletti, ha affermato tra l'altro il primo cittadino, è un valore aggiunto al già inestimabile patrimonio costituito dal castello di Donna Fugata, sarà valorizzato ulteriormente con l'apertura programmata per il prossimo mese di giugno della Galleria del Costume, che sarà ospitata nei bassi dell'antico maniero comunale. Al microfono della giornalista di Rai 3 Antonella Guerrieri, anche Elid Ingallina, caposervizio del settore beni culturali e cultura, che ha avuto modo di soffermarsi sulle iniziative tese a valorizzare il bene monumentale, e Nuccio Iacono, curatore dell'anteprima della mostra 800. Moda, estetica, vanità e mutamento, come detto, in corso di svolgimento al castello, esperto di storia della moda e profondo conoscitore della collezione appartenuta alla famiglia Arezzo di Trifiletti.
A partire dal 2 febbraio sono entrati in vigore i nuovi divieti sul fumo, assieme alla stretta sulla vendita ai minori e altre misure da introdurre progressivamente. Il decreto legislativo che accoglie la direttiva dell'Unione Europea sul tabacco mette a bando la sigaretta a bordo in presenza di bambini o donne incinte. Le sanzioni. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio scorso, il decreto introduce nuove avvertenze sui pacchetti, accompagnate da immagini shock, la stretta sulla pubblicità durante i programmi rivolti ai minori e il divieto di fumare vicino a scuole, ospedali e università. Per chi getta a terra i mozziconi sono previste multe da 300 euro applicabili anche a chi lo fa dai finestrini dell'auto. Per quanto riguarda il fumo a bordo in presenza di minori e donne incinte, l'infrazione è equiparata a quella di chi espone a rischi i soggetti più deboli, vale a dire da 50 a 500 euro. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Sanità, in Italia ci sono 10 milioni di fumatori per il 60% uomini. Ogni anno la sigaretta provoca tra i 70 e gli 83 mila morti ogni anno, un quarto sono persone tra i 35 e i 65 anni. Il sogno di Giuseppe, Risognare si può, è il musical presentato dall'Associazione Culturale Mitra, andato in scena venerdì 18 a Caltagirone. È assegnato il tutto esaurito, il presidente dell'associazione Pietro Coffano ringrazia il suo pubblico con la promessa di una replica a primavera. È un cast di 45 giovani, sottolinea Coffano, di talento, un musical di profondo significato e forte impatto educativo, ma vediamo il servizio. Il sogno di Giuseppe, Risognare si può, vuoi presentarmelo? Sì, il sogno di Giuseppe è un musical in due tempi, un musical religioso, è un libero adattamento. Ho riarrangiato, diciamo, i testi e anche le musiche per cercare di farlo nostro questo musical. Siamo più di 40 personaggi, accanto a me abbiamo Cristiana Alberghina che interpreterà il ruolo di Asenat, nonché la principale, la protagonista femminile, che poi diventerà la moglie di Giuseppe. 45 giovani impegnati in questo musical. Esatto, è una cosa bellissima, mi piace proprio sottolineare che siamo giovani, quindi tutto, dalle coreografie alla regia, proprio tutto curato da soli giovani. Vuoi dire un grazie particolare a chi? Io voglio ringraziare adesso il nostro pubblico che dopo un anno, quasi due, ci sostiene ed è sempre, sempre, sempre numeroso. Infatti noi abbiamo fatto nuovamente il sold out quest'anno, quindi sono veramente orgoglioso. 66 News termina qui, ovviamente vi ricordo che sul sito www.canale66.tk è possibile seguire tutto il palinsesto di Canale 66 attraverso lo streaming, PC e tablet, a seguire il meteo. Alla prossima!